la Vibonese domani si appresta ad affrontare un Avellino che è in un momento di forma importante, però anche la Vibonese è reduce da una vittoria molto pesante per tirarsi fuori, soprattutto dalle zone bassissime di classifica. Che gara si aspetta a Razza? Sicuramente una gara difficile perché noi incontriamo una squadra molto forte, costruita per il primo posto, un organico importante dove ci sono dei giocatori che farebbero la differenza in qualsiasi squadra di Lega Pro, quindi sappiamo di incontrare una squadra forte, però sappiamo anche che per noi è una partita fondamentale. Ecco, quali sono state le difficoltà fino a questo momento della Vibonese? Ha influito magari il fatto che questo campionato è un campionato abbastanza strano, non lo dicono i risultati? Quando cambi tanto ci possono essere delle problematiche. Noi abbiamo cambiato quasi tutta la rosa dello scorso anno, siamo partiti male, avendo una rosa giovane. Magari se si fanno i risultati all'inizio, poi diciamo che si lavora con entusiasmo, e invece dopo i risultati iniziali diciamo che abbiamo avuto delle problematiche. Ora, però è inutile pensare al passato, bisogna pensare al presente. Il presente dice che dobbiamo fare punti e quindi per noi ogni partita, ogni domenica è fondamentale. Gli errori sono stati, fino ad oggi, sono stati fatti un po' da tutti, quindi bisogna soltanto lavorare per uscire da questa situazione. Ecco, l'ultima direttore è su Vincenzo Plescia, che lei conosce bene e che l'anno scorso ha lasciato il segno a Vibo. Premesso che ha avuto qualche problemino fisico, si aspettava così poco spazio nell'Avellino per Plescia? No, sinceramente no, perché credo che Brescia sia un giocatore importante per la categoria. L'ha dimostrato l'anno scorso da noi, di essere un giocatore forte. Credo che lo dimostrerà anche ad Avellino, se avrà spazio, perché è un giocatore, secondo me, che in Lega Pro può fare la differenza.